della Costituzione, che decreta il diritto a una libera informazione. Questo in questo paese non avviene, ma non avviene non soltanto nei confronti del popolo palestinese, non avviene anche in riferimento a diverse tipi di lotte che avvengono in giro per il mondo. In particolare quello che è successo alla causa palestinese è esemplare, proprio perché viene sempre raccontata una sola voce, che è quella dell'occupazione israeliana. E quindi noi, che siamo cittadini di questo paese, esigiamo in quanto tali di avere una rappresentanza all'interno del dibattito pubblico, e che quando all'interno dei programmi della TV pubblica vengono invitati esperti a parlare di Palestina, vengano invitati palestinesi e palestinesi a parlare di Palestina, perché noi esistiamo in questo paese, siamo una realtà e abbiamo bisogno di alzare la nostra voce e dire le cose come stanno. Ascolta, Leila, sta parlando al microfono una ragazza, prima hai parlato tu. Quanto è importante che siate donne, che siate giovani a parlare? Questo è fondamentale, perché crea proprio anche una grande frattura rispetto al piano della realtà della TV, dove la maggioranza è sempre uomo, bianco, eteronormato. Questo per noi è inaccettabile, perché la realtà del paese è donna, è di seconda generazione ed è giovane. Giovedì scorso abbiamo visto in Piazza Duomo tantissimi giovani, forse più che oggi. Cosa sta cambiando rispetto alle manifestazioni che c'erano per la Palestina fino a qualche anno fa? Sta cambiando che c'è una fetta di questo paese che ha bisogno di alzare la voce, e non è, come dicevo prima, solo quella dei palestinesi, è di una seconda e terza generazione che esiste. E per quanto Salvini voglia scagliare le sue parole contro le seconde generazioni in Italia, noi non siamo fomentatori di odio, ma questo è un paese razzista attraverso le sue leggi, islamofobico e arabofobico. Grazie infinite. Grazie a voi. Ciao.